Riqualificazione dell'area stazione. A Diserni hanno preso finalmente il via i lavori. L'avverbio con stringente riferimento temporale è d'obbligo, viste le lungaggini burocratiche e i ritardi accumulati, soprattutto a causa di un ricorso intentato dinanzi al TAR da una delle ditte che avevano risposto all'abbando di gara. Oggi sabato in operosa, ma da qualche giorno in quella centrale area della città che versa in uno stato di evidente abbandono, una ruspa sta provvedendo all'abbattimento di alcuni ruderi. Si tratta di una delle operazioni preliminari di un intervento di riqualificazione complesso e abbastanza lungo. Si concluderà non prima del giugno 2018. Sette mesi. Per cambiare il volto di un'area nevralgica della città saranno realizzate aree verdi, percorsi pedonali. Aree attrezzate per i bambini. Allo studio ci riferisce l'assessore Domenico Chiacchiari anche la realizzazione di un campo polivalente per la pratica di diverse discipline sportive quali basket, pallavolo e calcetto. Stante la posizione strategica, si tratterebbe di una struttura fruibile da una vasta utenza di sportivi. Lo stesso assessore annuncia la possibilità di una fermata stabile della cosiddetta Transiberiana d'Italia per i turisti, l'opportunità di stazionare in quell'area che diventerà accogliente ed in grado di fornire servizi ai viaggiatori. Insomma, per Isernia sarebbe un bel biglietto da visita, il tutto con risorse che ammontano a circa 1.200.000 euro. Questi i progetti e le intenzioni in attesa della effettiva riqualificazione.